Amici e amiche di Volon Wright, siamo qui al Salone del Libro di Torino in compagnia di Daniele Cassioli, campione di sci nautico paralimpico, è un atleta cieco che appunto fa sci nautico, è qui ospite dell'evento Né vittime né eroi, atleti oltre i limiti insieme a Ilaria Galbusera. Allora io, Daniele, approfitterei per chiederti, ispirandomi al titolo dell'incontro, se ti sei mai sentito nella tua vita non solo sportiva ma anche privata o vittima o eroe e in quali casi? Ma sicuramente, intanto buongiorno a tutti, sicuramente sì, mi sono sentito entrambi, quindi a volte vittima quando magari non trovavo una spalla nella società, nella scuola o negli amici, e eroe quando invece poi magari grazie soprattutto allo sport sono andato oltre a queste difficoltà. E proprio per questo poi Né vittime né eroi anche mi è piaciuto, insomma, il titolo che Intesa San Paolo ha scelto per questo tipo di evento, perché effettivamente c'è un po' l'idea che chi ha una disabilità sia un eroe, ma possiamo dire che tutti siamo vittime e tutti siamo eroi, e quindi poi a prescindere dal fatto che uno sia o meno disabile, quindi è come noi andiamo oltre questo sentirci in difficoltà, è come la società allo stesso tempo aiuta chi ha una complessità, una difficoltà ad andare oltre, a trasformare tutti in piccoli grandi eroi. Ecco, parlerei invece anche del concetto di limite che è appunto sempre contenuto nel titolo. Secondo te che significato ha questa parola? Allora, limite ha un significato, intanto adesso è una parola che viene affrontata sotto tanti profili, diciamo che se pensiamo allo sport, senza limite lo sport non ha senso, lo sci nautico è uno sport di prestazione, tu sai subito la prestazione che hai fatto che diventa in automatico il tuo limite, quindi il limite per uno sportivo è uno stimolo, è l'occasione, è l'allenamento del coraggio, insomma, quindi è un'opportunità. Poi nel mondo della scuola, nel mondo dell'educazione, nel mondo dei grandi, il limite a volte diventa frustrazione, diventa dolore, diventa invidia, diventa senso di inadeguatezza, e è importante dare il giusto significato alle cose. Un limite c'è per permetterci di crescere e diventare in grado di superarlo. Lo sport è così. Non è che tutti corrono i 10, i 100 metri sotto gli 11 secondi, ma quell'asticella che è già di altissimo livello è proprio lo stimolo che porta chi ancora non lo fa a provare a farlo. Ecco, tu sei anche qui non solo come atleta ma anche come scrittore, perché hai scritto due libri. In particolare mi hanno colpito i titoli, in particolare Insegna al cuore a vedere. Che cosa volevi trasmettere con questo titolo e con il libro in generale? Ma allora l'ambizione è quella intanto di condividere la mia storia, condividere la mia traiettoria, con l'auspicio che fosse un po' da stimolo, da ispirazione per altre persone, e raccontando un po' la disabilità e raccontando, come dire, il fatto che a prescindere da quale sia il motivo, a ognuno di noi può capitare di avere a che fare con una difficoltà. Non è che chi è normodotato non ha il diritto di lamentarsi o di esprimere le proprie criticità. E allora è come noi gestiamo queste situazioni che fa la differenza. E nei due libri che ho scritto con De Agostini si va proprio in quella direzione lì. Racconto un po' la mia storia e con l'ambizione di trasferire a chi magari la legge le strategie e gli strumenti che io ho utilizzato, che mi sono state utili per andare oltre una difficoltà importante come la cecità. Grazie mille Daniele, complimenti ancora per tutto e in bocca al lupo per il futuro. Grazie, un abbraccio a tutti.